Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, il Signore Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi, attraverso due atteggiamenti di Gesù, ci offre due immagini di virtù che sono riflesse nel comportamento del Signore, che sembrano apparentemente un po' in contrasto, ma che invece descrivono bene l'equilibrio, la saggezza della sua anima, virtù che erano presenti in modo esemplare anche in Padre Pio. Sono le virtù della fortezza e la virtù della pazienza. Vediamo anzitutto bene questa virtù della fortezza. Abbiamo sentito, prese la ferma, forte decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Lì sarebbe stato elevato, e noi sappiamo che cosa vuol dire elevato, innalzato sulla croce. La traduzione letterale sarebbe questa: rese forte il suo volto. È la fortezza del cuore che si riflette nel volto serio e severo di Gesù, nell'incamminarsi verso il suo sacrificio sulla croce. Perché doveva adempiere Gesù la volontà del Padre, doveva adempiere la sua missione di redenzione, la sua passione a Gerusalemme, compiendo il suo dovere di Salvatore, di Redentore, spargendo il suo sangue. Anche noi abbiamo ricevuto questa virtù della fortezza, forse non ce lo ricordiamo. Nel giorno del nostro battesimo, prima del battesimo, abbiamo ricevuto una unzione, che è l'olio dei catecumeni. Questo olio, nell'uso antico, era praticato soprattutto dai soldati e dagli atleti, i gladiatori che dovevano affrontare una battaglia molto fisica, quindi avevano bisogno di ungere bene le loro membra, i loro muscoli, così anche gli atleti per correre nello stadio o per lottare avevano bisogno dell'unzione, dell'olio per ungere i loro muscoli. E quindi praticamente noi abbiamo ricevuto un'unzione che ci deve preparare, ci doveva preparare alla lotta contro il male, il maligno, il male, e nelle gare del bene e delle virtù. Pensate che bellissimo significato ha questo, che forza dovremmo avere contro il male, essere soldati come carabinieri, poliziotti, quello che volete voi, ma che combattono il demonio con forza, con muscoli ben oliati dall'olio santo del Signore. E poi nel bene e nelle virtù gareggiare, insomma, con i muscoli belli oliati per poter arrivare a prendere la medaglia d'oro, insomma, a salire sul podio, la coppa e così via. È un'unzione che riguardava i muscoli dell'anima, perché abbiamo bisogno ancora oggi di vincere le debolezze morali che sono causate dalla ferita, dalla malattia del peccato originale. Questa ferita ci ha reso deboli. Questa grazia della fortezza è stata perfezionata poi
con la potenza dello Spirito Santo nella cresima, che si chiama anche confermazione, che deve confermare il cristiano che è nato nel battesimo, ma deve confermare anche la forza e dare ancora più forza di prima, perché si doveva affrontare l'età più difficile e pericolosa della vita, che è anche l'età delle grandi debolezze, l'adolescenza, la giovinezza, dove ci sono più tentazioni, più difficoltà, più pericoli, più fatiche, dove il fascino dei piaceri, dei vizi, degli istinti passionali si fa molto forte e ci potrebbe portare, e forse ci ha anche portato, come succede oggi, i nostri ragazzi che dopo la crisi non si vedono più e vanno in debolezza poi. È chiaro che poi sono vittime di tutto questo mondo che offre a loro il peccato come su un piatto di argento o d'oro. Quindi per le unzioni del battesimo e della cresima noi abbiamo ricevuto questa forza, questa fortezza. Non ci pensiamo mai, ma l'abbiamo ricevuta, solo che probabilmente non l'abbiamo fatta diventare una virtù. Virtù vuol dire un'abitudine buona. L'abitudine della fortezza vuol dire che dovremmo averla praticata tanto. Ecco, quindi dobbiamo fare proprio qualcosa di più forte, insomma, ricordando questo battesimo che abbiamo ricevuto e questa cresima che abbiamo ricevuto, questa fortezza, questa virtù. Padre Pio ce l'aveva in modo eccezionale. Già il suo carattere era forte, era deciso, questo lo conosciamo. Qualcuno gioca sul suo cognome, Forgione, dice che deriva da forgiato, cioè uno che viene forgiato col ferro, il fuoco, il ferro, l'oro, si forgia, l'oro si rende forte, Forgione, quindi forgiato ben forte nel suo carattere, ma soprattutto era forte nei momenti della sofferenza, nel sopportare le infermità quotidiane, nell'accettare la croce con amore per Gesù. La sua fortezza si esprimeva anche nell'apostolato della confessione. Non c'è nessuno che ha confessato così tante ore, più di 8 ore, diciamo 8 ore, e altro che 8 ore. Padre Pio confessava molte più ore al giorno, ore e ore di confessione. Un suo padre confratello scrive: era esatto, costante, tenace come un montanaro, quindi forte, nell'adempiere questo suo dovere. Quando proprio stava malissimo, padre Tarcisio gli diceva: padre, si risparmi un po', si riposi oggi. E padre Pio rispondeva: vuoi farmi morire? Il lavoro per me è riposo. Finché c'è un alito di vita, farò questo quanto più posso. È il dovere. Vedete che forza nel fare il suo dovere di confessore. Non crediate che la confessione sia una cosa piacevole e bella, sentire sempre queste storie brutte di peccati, di vizi, non è certamente molto bello. Eppure lui era sempre lì, ore e ore, a confessare. Dovere spinto al massimo, con che forza. Noi siamo abituati a fare il minimo del dovere e il massimo del piacere, il massimo dei diritti, anzi qualcuno sbarella addirittura sui diritti, pensando che anche il peccato sia un suo diritto che può esigere al massimo dell'immoralità. Non solo nella sofferenza, anche nella preghiera e nella fede, Padre Pio era forte nella costanza e nella continuità, perché noi tante volte siamo presi dall'entusiasmo, sì, qualche momento che gli altri poi giudicano come crisi mistica, va in chiesa, c'è una crisi mistica. No, non è così, ma forse è anche così qualche volta. Poi dopo ci dimentichiamo. Passata la crisi, uno non torna più neanche in chiesa, non si vede più. Ecco, dunque, Padre Pio invece preghiera e fede costante, continua, anche nelle motivazioni, nelle intenzioni,
perché a volte la nostra preghiera, la nostra fede è fatta con una mentalità che forse va un po' corretta. Noi pensiamo che Dio è buono, che Dio ci ama, solo quando Dio ci dona quello che desideriamo, solo quando otteniamo ciò che soddisfa i nostri desideri. E quando questo non succede, ecco che la gente, tanta gente va in crisi di fede e di preghiera, non crede più, non prega più. Di più delle volte Dio ci dona ciò che Lui giudica essere un nostro vero e buon bisogno, non il nostro desiderio, ma ciò che di cui abbiamo bisogno. Ai nostri bambini non diamo quello che desiderano, se no mangerebbero sempre solo dolci. Hanno bisogno di altro e allora gli diamo quello che hanno bisogno, non quello che vogliono, quello che desiderano, quello che gli piace, no? Quello che gli fa bene. Noi ragioniamo così con i nostri figli, no, con Dio no, con Dio no. Dio ci deve dare quello che desideriamo noi. E no, non è così che Dio ci ama. Di più delle volte Dio ci dona ciò che Lui giudica essere un nostro vero e buon bisogno. Le grazie, quelle dei nostri desideri, a volte non coincidono con le grazie dei nostri bisogni, veri e giusti, buoni e indispensabili. A volte siamo capaci di pensare e di dire, che è proprio una bestemmia, tra l'altro, che Dio non è buono, che non è amore, che non ci ama. Perché? Perché non ci esaudisce nei nostri desideri. Come diciamo ad esempio, se piove il tempo è brutto. Ma chi l'ha detto che è brutto? C'è brutto tempo. Ma come brutto? Lo dici tu brutto. Un fiorellino, il più piccolo fiorellino della natura, quando piove direbbe: questo non è quello che volevo, desideravo il sole, ma è proprio quello di cui ho bisogno. Eh sì. Certo, un fiorellino vorrebbe il sole, ma ha bisogno dell'acqua, perché se il sole c'ha solo il sole, quello secca e muore. Ha bisogno anche dell'acqua. Allora perché diciamo che c'è brutto tempo? No, meno male che c'è quel buon tempo. Abbiamo passato un momento di siccità, Tutti invocavamo l'acqua, lui diceva: è brutta l'acqua, brutto tempo. Ma che brutto! Come ragioniamo male certe volte. Anche con Dio questo succede. Questo non è quello che volevo, ma è proprio quello di cui ho bisogno per vivere, per crescere. La fede e la preghiera devono avere la forza di accettare ciò che Dio giudica essere un nostro vero bisogno, un nostro vero bene. E quindi qualche volta, anche attraverso la malattia, anche attraverso una sofferenza, anche attraverso un sacrificio, noi dobbiamo vedere il bene, non il brutto. No, guarda che dentro, guardaci dentro bene, che magari ti purifica. E la purificazione è un gran bene, ma fa sacrificio, fa male, capito? Anche quando un chirurgo opera, se non hai l'anestesia, lo senti il male, però almeno te lo toglie però dopo. Ecco, quindi c'è forse un pochino da cambiare la nostra mentalità. La fortezza di Padre Pio la esprimeva senza paura, anche verso i figli spirituali che si comportavano male, misericordioso coi peccatori, pentiti e convertiti, ma intransigente e forte contro il peccato, contro il vizio. Questo era Padre Pio. Come era calmo, mite, dolce come un bambino, così sapeva diventare un leone nel difendere la verità, nel promuovere la giustizia, il bene, anche contro le autorità civili e politiche del suo tempo. La fortezza di Padre Pio si espressa soprattutto nel vivere i dolori delle sue piaghe, delle sue stigmate, nel sopportare continue malattie nel suo corpo, senza mai cedere alla tristezza, all'ansia, alla depressione, alla stanchezza, alla lamentela, all'autocommiserazione, alla protesta. Come dovremmo proprio imitarlo, Padre Pio, in questo? Forse ci manca. Non pensiamo ai santi solo da pregare, i santi sono da imitare.
anche quando le imitazioni sono difficili da fare, però alla fine ne sentiamo il grande valore, il grande bene. Così pure è stato forte Padre Pio nel sopportare le persecuzioni, le calunnie, provenienti anche dalle autorità ecclesiastiche, ma la fortezza di Padre Pio si è espressa soprattutto verso due obiettivi. Il primo obiettivo è quello del demonio, di Satana, la sua lotta per la sconfitta dei demoni. E il diavolo, guardate, che lo ha, gliene ha fatto passare di tutti i colori, l'ha perseguitato in ogni modo, anche in modo diretto, terribile e spaventoso. Padre Pio, con l'aiuto di Gesù e della Madonna, ha resistito a tutti gli assalti furibondi dei demoni e ha sempre vinto e allontanato e sconfitto Satana con la sua grande fortezza d'animo. È la fortezza che a noi manca tante volte, quando siamo assaliti da tentazioni, quando entriamo in certe occasioni di peccato o quando subiamo dei turbamenti del maligno. E il secondo obiettivo era quello della preghiera e della propiziazione delle grazie. Questo umile farte che prega, così si è definito Padre Pio, non si stancava mai di implorare con forza la grazia di Dio per i peccatori, i figli spirituali, per i malati, per i bisognosi, per i poveri. Era così costante e forte nell'intercessione propiziatrice che Gesù gli diceva: a tanto intercessor nulla si vieta. Tanto nel senso di forte intercessore, costante, continuo, grande intercessore, nulla si vieta. La fortezza e la costanza nella preghiera ha ottenuto infinite grazie, prodigi e miracoli. E allora dovremmo un pochino anche noi pensare che la nostra preghiera deve essere forte, non così quando ci abbiamo voglia, quando così, quando siamo in compagnia, no? Devi sempre pregare con forza, personalmente e anche ecclesialmente. Padre Pio è stato un grande esempio di fortezza, una virtù che spesso ci manca o ne abbiamo poca. Questa sera vogliamo chiederla proprio a Padre Pio: rendici forti come sei stato ed eri forte tu. La seconda virtù che vediamo nel Vangelo è quella della pazienza nei confronti di una cittadina di Samaritani che si rifiutava di accogliere il Signore. È una virtù di Gesù che risalta ancor più a confronto della impazienza, della collera, del risentimento dei due discepoli che vorrebbero una vendetta da parte di Gesù, una maledizione vendicativa. Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? E Gesù, il paziente, si è voltato. Quando nel Vangelo si legge si voltò, vuol dire che ha preso un'aria bella dura, forte, energica, autorevole, e li ha rimproverati, li ha sgridati per bene, una bella lavata di capo, una lezione che gli è servita a questi discepoli che mogi poi si sono incamminati verso un altro villaggio. Anche noi siamo facili all'ira, all'arrabbiatura, all'impazienza, al rancore, alla vendetta verso le persone che ci sono avverse, contrarie, nemiche o che ci fanno soffrire, ci creano dei grattacapi, dei mal di testa, dell'insonnia. La pazienza è una virtù che si affianca e si unisce alla fortezza per sopportare e superare tutte le prove a cui ci sottopongono certe persone che incontriamo e che sono negative o che sono cattive nei nostri confronti, certe relazioni, situazioni problematiche e angosciose. Queste fanno parte della vita, non è che noi possiamo... Quindi se non si ha la pazienza, come si fa a vivere? Non si vive. Si litiga continuamente, è il clima che c'è in certe famiglie, in certi ambienti, insomma, che si frequentano in certi ambienti di lavoro, di convivenza. Sappiamo quanto Padre Pio ha subito problemi, fastidi da tanti nemici,
A quel tempo era in uso la lettera anonima, fatta di accuse le più svariate, di critiche. Quante lettere anonime. Padre Pio ha sempre reagito con la calma dei giusti, lui diceva. A padre Agostino ha detto: mai mi è passato per il pensiero l'idea di una vendetta. Ho perdonato e prego per loro. Ieri abbiamo commentato un brano del Vangelo che è meraviglioso, ma che è il più difficile da vivere. Ricordate che era del rito ambrosiano, nell'ultima parte del Vangelo. Ecco. Ci sono addirittura 7 situazioni in cui Gesù parla di un comportamento che è completamente opposto al nostro primo istinto. E tanto è questo. Questo ci fa capire che il cristianesimo è la religione più difficile del mondo. Basta leggere quelle 7 cose lì che uno dovrebbe fare quando riceve delle violenze, delle ingiustizie, delle cattiverie, che uno dice: ma come si fa a vivere queste cose? Se sei cristiano le vivi, se non sei cristiano non le vivi. Sei come qualunque altra persona che va per istinto, e se uno mi dà uno schiaffo io lo do anch'io. Io devo porgere l'altra guancia. Faccio un esempio di quelle 7, è il più chiaro. E provate a vivere questa pazienza qua. Mi tolgono il mio diritto del mantello, devo dargli anche la tunica. Mi ha preso una cosa, non me la restituisce, devo chiedere, non devo chiedere. Guardate che sono realtà evangeliche che uno cerca di non leggerle, di non conoscerle, di non saperle, ma sono queste, questo è il Vangelo. Questa virtù della pazienza è fondamentale. Per questa virtù della pazienza Padre Pio voleva la più grande perseveranza. Non è facile. Magari qualche volta riesce a essere paziente, ma perseverare, lui parlava di perseveranza, perché sapeva che i peccati confessati, chissà quanti ne sentiva, quelli, erano proprio questi che riguardavano la pazienza verso le persone cattive, le persone moleste, le persone che ti innervosiscono, le persone che te ne fanno in tutti i colori, le persone negative, dispettose, eccetera, eccetera. È facile perdere la pazienza. Lui parlava di perseveranza proprio nella pazienza. Quando le figlie spirituali, dopo la confessione, chiedevano al Padre su quale virtù esercitarsi in un modo particolare fino alla prossima confessione, c'è una virtù su cui mi devo esercitare, la risposta era sempre la stessa: la perseveranza nella pazienza. Perché la volta dopo continuate a dirmi che avete litigato, che avete parlato male, che avete avuto odio, che avete avuto rancore. E se non perseverate in questa pazienza, che cosa serve confessarvi dicendo sempre tutte le settimane le solite cose? Esercitatevi, perseverate nella pazienza. Intendeva appunto parlare della costanza, della fermezza, dell'insistenza ad essere buoni, pazienti, caritatevoli col prossimo, anche quello più difficile, anche quello più nemico. Anche per questa grande virtù della pazienza, che si dice che è la virtù dei santi, in modo particolare in Padre Pio, noi abbiamo bisogno di chiederla come grazia al Signore e anche grazie a Padre Pio, che ci aiuti anche a essere veramente perseveranti in questa pazienza, come anche perseveranti nella fortezza.